La mostra di Ferdinando Scianna, che poi potrete vedere, è una mostra dedicata ai ritratti che lui ha scattato di due giganti della letteratura, Leonardo Sciascia e Jorge Luis Borges. E il viaggio con Sciascia, che Ferdinando, ma poi ne parleremo, ha definito in varie occasioni come suo secondo padre, come padre putativo, per l'amicizia profondissima che li ha legati da quando si sono conosciuti nei primi anni 60 fino alla morte dello scrittore, nell'89 se ricordo bene. Ha avuto modo quindi di scattare centinaia di fotografie di Sciascia. Invece di Borges l'incontro fu più ravvicinato, potremmo dire, si svolse a Palermo nel 1984. Comunque anche di quell'incontro vedrete una ventina di memorabili immagini. Io vorrei cominciare chiedendo a Ferdinando alcune riflessioni che so che gli sono particolarmente care sul ritratto fotografico. Lui ha pubblicato nel dicembre 2020, quando eravamo ancora, diciamo, in giovani. Parte sotto, quando eravamo giovani e quando c'era la nuvola nera che si addensava sopra di noi, questo libro edito da Utet, che si chiama Il viaggio di Veronica. E in questo libro lui, attraverso vari capitoli, parla di come lui si è approcciato e di come, secondo il suo modo di lettura, si sono avvicinati al ritratto fotografico una serie di grandi maestri, da quando la fotografia è stata inventata, è stata creata, e il ritratto è diventato uno dei, come si può dire, motivi elettivi che i fotografi, o almeno una buona parte dei fotografi, hanno praticato. Ecco, Ferdinando, perché hai fatto questo libro e perché sei così interessato al tema del ritratto e perché nella tua cammino di fotografo hai fatto tanti ritratti? Vorrei qua ricordare un libro, se non lo conoscete, molto bello, che si chiama Visti e scritti, perché Ferdinando lo viene definito spesso un fotografo, ma è anche uno scrittore. E chi legge, per esempio, molti dei suoi ultimi libri, che sono La coesistenza felice di fotografia e di scrittura, lo sa. Ma sono uno scrittore, diciamo che è una parola grossa. Quei due lì di cui ho fatto dei ritratti erano degli scrittori. Io sono un fotografo che scrive, mi sono autodefinito un fotografo, ma non perché penso che, insomma, avendo avuto io forse i miei più grandi amici, le persone più importanti che mi hanno accompagnato nella mia vita, nella mia storia di fotografo, sono stati scrittori, ho sempre avuto una passione per la letteratura. Tra l'altro mi sono spesso rivolto agli scrittori per parlare delle mie fotografie, perché mi sembrava che avessero più cose da dire di quanto qualche volta ne abbiano da dire i critici, che spesso non sono manco scrittori. Comunque il ritratto ha benissimo detto Sandro, accompagna la storia della fotografia sin dai suoi albori. Insomma, tra le prime fotografie ci sono
propriamente dei ritratti, ed era interessante perché siccome era una tecnologia nuova, spesso ci si mettevano in due, come il Adamson, in cui uno ci metteva la competenza nel fare ritratti e l'altro, che era pittore, ci metteva la competenza nella tradizione della posa, eccetera, anche perché allora, diciamo, la posa non è che poi sia diventata meno importante, ma aveva molto a che fare con la pittura, perché spesso per fare una foto ci voleva una posa di un quarto d'ora, tanto che avevano inventato dei poggiatesta per non far muovere il soggetto, sennò sarebbe venuta mossa. Quindi aveva una grande dipendenza dalla struttura formale della pittura, insomma, ed era una cosa abbastanza normale. Si potrebbero fare grandi excursus sui rapporti tra la storia degli ultimi 200 anni alla fotografia, e la storia della fotografia è quello che è successo negli ultimi 200 anni. La fotografia nasce praticamente, anzi qualcuno dice che l'ha determinata, l'epoca della modernità, insomma, della tecnologia. Contemporaneamente nasce la macchina al vapore, l'etere, tutta una serie di cose, la società industriale, diciamo così, qualche cosa di nuovo. E tra le altre cose succede anche che il ritratto, che prima era appannaggio esclusivamente dei potenti della terra, dei ricchi, dei papi, dei re, dei grandi ricchi, che erano in un certo senso gli unici che avevano quasi il diritto di farsi fare il ritratto, anche perché questi ritratti, spesso scolpiti o dipinti, finivano nelle chiese, insomma, per i comuni mortali, diciamo così, come ci racconta magnificamente in quel bel libro che è Storia della morte in Occidente, l'importante era finire in terra consacrata, ma spesso non c'era nessun segno, poi hanno cominciato ad esserci alcune croci, poi il nome, ma con l'irrompere della fotografia succede qualcosa di enorme. Pensate che uno resta sorpreso quando lo apprende. In Europa c'erano qualcosa come 40.000 pittori di ritratto. Quindi il farsi fare il ritratto era già un fenomeno, diciamo, di massa per l'epoca, insomma, no? Ora arriva la fotografia e questi, una buonissima parte, si parla del 70% di questi pittori di ritratto, devono cambiare mestiere, perché o si facevano fotografi, imparavano a fare le fotografie, o i fotografi avevano il sopravvento, sia perché costava meno, sia perché c'era un fatto nuovo, c'era l'esigenza che prima con i potenti non era così grande. Nel ritratto di un potente era importante che ci fossero i simboli della sua potenza. Invece nel nuovo cittadino nato borghese, la somiglianza era importante, naturalmente la pittura non poteva rivaleggiare con la fotografia quanto a somiglianza nelle case dei vignaioli, dei piccoli commercianti, le cose così. Cominciavano ad esserci le fotografie e nasce quel grande monumento di carattere quasi religioso che ha accompagnato la cultura borghese della modernità, prodotto dalla fotografia, che è l'album di famiglia, questa specie di sacrario di una vicenda di un gruppo umano che veniva depositato lì per i momenti più importanti. Insomma, su questa cosa qui ho messo insieme delle storie, perché appunto il ritratto mi ha sempre molto appassionato. L'ho sempre molto praticato e ci ho riflettuto. Io spesso mi dicono: ma com'è che tu hai scritto tanto sulla fotografia? Perché facevo il fotografo, avessi fatto il macellaio avrei scritto sulla macelleria. Insomma, uno riflette su quello che fa, ma anche perché effettivamente penso che
non solo la storia della fotografia e la storia della fotografia di ritratto sono quasi coincidenti, ma perché penso che l'una, lo sviluppo della società abbia accompagnato lo sviluppo della fotografia e viceversa, insomma. Per cui qui ci troviamo di fronte a una piccola mostra che io considero per me una grande mostra, perché mette insieme due cose fondamentali per la mia vita e due passioni fondamentali per la mia vita, che è la fotografia di ritratto e la passione per la letteratura. Oltre a una terza cosa che spesso le unisce, qualche volta nel caso mio le ha unite, che è l'amicizia, insomma, no? Una stima che si trasforma in amicizia. Questi due, come giustamente li ha definiti Sandro, sono due giganti della letteratura contemporanea. Di uno ho avuto il privilegio di essere amico per 26 anni, insomma, e mi è stato Angelo Paterno, insomma, è stato maestro, è stato amico, è stato pure finanziatore in certi momenti difficili della mia vita. Ma per esempio nel caso di Borges è diverso, quindi quelle fotografie di Sciascia sono anche quelle, credo 22, qualcosa di questo, sì, genere, 23, tratte da un corpus di fotografie che in 26 anni hanno superato 1500. Io non ho mai fotografato Sciascia per ragioni professionali, li fotografavo come se fotografi i propri bambini, perché tu ci vivi insieme, se il compleanno delle tue bambine c'era Sciascia e poi lo fotografavi, se poi sonnecchiava dopo pranzo tu gli facevi una foto, veniva ad una mia mostra, lo fotografavo in certe sue cose pubbliche, però era sempre una faccenda privata. Ecco. Probabilmente a un certo punto, questo l'ho scoperto dopo, quando a distanza di 30 anni, in un tentativo di elaborazione del lutto che non sono riuscito mai ad elaborare, ho scansito tutte le foto che avevo fatto in quei 26 anni e ho scoperto che erano 1500 qualcosa. Invece che molti dicono sono tante, invece no, perché sei in 26 anni. Cioè, se noi fotografiamo i nostri bambini, quante gliene facciamo per i primi 10 anni? Ne facciamo tante, no? Forse troppe. Perché ne facciamo troppe? Perché la relazione tra la fotografia e la memoria sembra essersi allentata. Quindi queste 22 foto di Sciascia sono, diciamo, il distillato di una relazione umana durata nel tempo. Invece quella con Borges apparentemente no, perché ho avuto l'incarico di fotografarlo in occasione di un premio che gli avevano dato a Palermo, che era un premio singolare, era il premio che a lui è stato dato per primo, e la formula era che poi chi lo riceveva avrebbe designato il successore, che era come una specie di staffetta, insomma. Però io ho avuto questo privilegio che non toccavo per terra dalla felicità, perché la mia relazione con Borges, e anche quella mi veniva da Sciascia, era stata negli anni intensissima. Io ho letto tutto Borges, ho letto anche gli 8-10 libri di interviste che lui aveva pubblicato. Ho scoperto qualche anno fa che ne hanno pubblicato anche uno in Argentina che non sono riuscito a procurarmi, che era Borges Verbal, cioè ci sono stati due scrittori che hanno raccolto risposte di Borges a varie interviste giornalistiche, dai quali viene fuori una specie di filosofia verbale di quello che pensava Borges della vita, della letteratura e tutto. E io questa cosa ho potuto verificarla de viso, perché per esempio durante quella settimana in cui lui è stato lì, ha preso il premio, ha fatto non so più quante interviste, insomma, no? Perché una volta gli ho detto, ma quante interviste Borges? E lui dice, sì, mi hanno trasformato in un oracolo ambulante, insomma, no? Però lui, le sue risposte erano degli aforismi, erano come delle frasi dettate da uno scrittore che l'avesse a lungo meditata, eccetera. Cioè lui scriveva sempre e sempre aveva un rapporto intensissimo con la parola. Raccontavo prima le interviste che mi chiedeva un aneddoto, gli aneddoti sono
la morte della relazione, secondo me. Ma comunque la prima cosa che mi è venuta in mente è che andando in giro, siamo andati insieme a Selinunte, l'ho portato alla Villa Paragonia a Bagheria, ho fatto con lui una visita emozionantissima al Museo Archeologico di Palermo, dove lui letteralmente guardava le statue come fa un cieco toccandole con le mani e continuamente diceva mira Maria, chiamava Maria Kodama per dirle guarda, perché lui, per lui le stava guardando quelle statue toccando. E così per esempio in queste trattorie, dove ci fermavamo a volte per mangiare, lui chiedeva prosciutto, sempre prosciutto. La terza volta ho detto Borges, ma lei mangia solo prosciutto? E dice, e lui mi ha risposto, mi pare una parola molto nutritiva, mi sembra una parola molto nutriente, nel senso che mangiava le parole, cioè era scrittore sempre, anche quando sceglieva il prosciutto al ristorante. Quindi è vero che io sono stato amico, figlio, allievo di Sciascia per 26 anni, e con Borges purtroppo questa amicizia non è durata tanta, perché poi lui è morto pochi anni dopo, poi ci siamo rivisti a New York un'altra volta e cose di questo genere. Ma, però per esempio era molto interessante, perché io avevo letto tutto Borges. Ti posso fermare un attimo? Certamente. Allora, io volevo farti parlare di Borges e di Sciascia. Stai parlando di Borges e hai già detto alcune cose di queste giornate bellissime trascorse con lui a Palermo, ecco, e in Sicilia. Ti chiedo questo, tu che avevi letto tutto, quello che ero potuto, anche in spagnolo. Allora, la cosa che ti chiedo è questo: perché ti sentivi così intrigato da quello che scriveva Borges? E quando l'hai conosciuto e l'hai frequentato, sebbene per pochi giorni, hai verificato quell'idea che tu ti eri fatto di lui? Sì, ma è questa la cosa incredibile che succedeva con un personaggio come Borges, che io poi ho fatto il reporter per tanti anni, ho fatto tanti ritratti, non so, c'è l'attricetta di cui si parla, vai lì e gli fai un ritratto in 20 minuti, oppure campione ciclista, oppure anche un grande personaggio che tu stimi, ma sono sempre degli incontri effimeri, e questo è il ritratto giornalistico, diciamo così. Ora, a volte hai tempo di farti un'idea un po' più approfondita del personaggio che hai fotografato. Cerchi sempre di fare un ritratto, perché un ritratto non è che è soltanto l'immagine fotografica di un uomo. Si tenta sempre in quell'immagine fotografica di riuscire a cogliere quello che Cartier-Bresson chiamava l'attimo di silenzio, che in definitiva definisce, può definire, può tentare di definire il carattere, la vicenda, la parabola umana di una persona. Ora, Borges era una, credo, delle rare persone che era assolutamente all'altezza del suo mito. Cioè, tu incontri tante persone che hanno fatto delle cose molto interessanti, e però poi, insomma, magari umanamente non sono all'altezza. Invece lui era Milton, era Omero, era cieco, parlava da poeta, mangiava parole, cioè non so, l'ho portato, poi possedeva dentro la sua testa, forse perché aveva saputo da giovane che suo padre era molto cieco, sua nonna era morta cieca, eccetera. Cioè lui ha saputo abbastanza giovane che sarebbe morto cieco e che quindi probabilmente aveva letto, e Dio sa quanto ha letto quest'uomo, in una maniera forse diversa. Cioè, sapendo che non avrebbe più potuto rileggere quel libro, è come se l'avesse incollato nella propria coscienza e nella propria memoria in una maniera diversa. Per cui
le cose che aveva letto le possedeva come se lui si fosse trasformato in una biblioteca. I suoi amici dicevano che a casa sua poteva indicare, se parlavano di un libro, diceva: ecco, lo trovi laggiù nella terza scanzia, a pagina 40 ci deve essere un'illustrazione di Tizio. Perché era come una biblioteca vivente, insomma, no? Però nello stesso tempo ironico, divertente, sterminatamente colto, eccetera. Forse un grande scrittore, un grande personaggio, ha sempre queste caratteristiche. Sciascia aveva queste caratteristiche, insomma. Mi ricordo che una volta è capitato, l'unica volta che mi è capitato, che quando io vivevo a Parigi come corrispondente, che avevo trovato in una libreria antiquaria un curioso libro di Gide, che era uscito ben durante la guerra, e in cui Gide in quel libro fingeva un'autointervista, cioè di fatto lo ha pubblicato come se fosse un'intervista a Gide. Ma lui si era fatto le domande e si era dato le risposte, ed era un libro affascinatissimo proprio per questa struttura. E ricordo che a un certo punto Gide domanda a Gide: ma lei di cosa in questo momento la preoccupa? Gide, intervistato, dice: in questo momento mi preoccupa molto la scomparsa del congiuntivo e del condizionale della lingua francese. Dice: ma come, c'è la guerra, qui rischiamo cose terribili e lei si preoccupa di quello? E Gide dice: sì, perché le guerre si fanno sempre all'indicativo, il condizionale, il congiuntivo implicano il dubbio, non si fanno le guerre con il dubbio. Questa cosa mi aveva molto impressionato e gliene ho parlato a Sciascia, e Sciascia questa lo interessava, ma continuava a domandarmi: ma come si chiama questo libro, ma dove l'hai trovato? E dopo un po', con desolazione, ha detto: non lo conosco. Ma col sentimento di uno che non poteva sopportare che una cosa che fosse passata per la carta stampata lui non la conoscesse, perché doveva, come Mallarmé, avere letto tutti i libri, e certe volte faceva l'impressione di aver letto tutti i libri, insomma, no? Quindi, insomma, io dico che certi miei amici hanno avuto questa cosa, la cultura sterminata, una certa anarchia del carattere, la generosità nell'amicizia, cioè sono cose di questo genere. Quindi ti dico due serie di fotografie che una fatta in poco più di una settimana, e poi con qualche altra cosa fatta a New York, eccetera, di una persona che però io come scrittore conoscevo a fondo, e un'altra che avevo imparato a conoscere e che mi aveva anche un po' aiutato a uscire un pochino dal tunnel della mia ignoranza, perché l'avevo conosciuta a 19 anni e da lui era nata tutta la mia storia umana, oltre che di fotografo, perché con lui ho pubblicato il mio primo libro a 21 anni, eccetera. Cioè delle storie diverse. Cioè, le cose che posso raccontare di Borges sono successe in quella settimana, ma per esempio la conversazione era costante su queste fotografie. Mi appassionava l'idea che io stessi facendo a questo mio mito che mi trovavo davanti dei ritratti che lui non avrebbe mai visto, e ne parlavamo. E quindi parlavamo anche di questa cosa, che cos'è la fotografia. Lui mi diceva: ma se Maria me li descrive come se io le avessi viste, insomma, come se sapesse che aveva dentro la propria coscienza ricostruito da cieco una capacità di produrre immagini che era come se le avessero viste. E infatti la cosa che mi ha sorpreso senza sorprendermi fu che un paio d'anni dopo, quando si aspettava che lui designasse il suo successore, lui designò come suo successore nel premio Cartier-Bresson, del quale avevamo tanto parlato, cioè il cieco veggente che nominava come suo successore l'occhio del secolo, diciamo così. Quindi tutte cose che avevano a che fare
con l'ammirazione, con la letteratura, con un sentimento di amicizia, con la fotografia anche, con il mio mestiere, con tutte le domande che io mi sono posto sempre sulla fotografia e sul ritratto, perché per esempio c'è una differenza tra il ritratto fatto ad una persona che fa qualunque altra cosa della vita e un ritratto fatto ad uno scrittore. Qui ci sono due scrittori. Io non penso che ci sia una differenza, salvo che non entriamo nella logica di un testo straordinario che ha scritto Sciascia per una mostra di ritratti di scrittori che lui ha promosso a Torino, in cui dice se uno scrittore è un po' come l'attore secondo Diderot, cioè l'attore contiene tutti i personaggi che lui ha incarnato nel palcoscenico, e in un certo senso lo scrittore pure contiene tutti i personaggi che lui ha inventato sulla pagina. Quindi fotografare uno scrittore è probabilmente fotografare non soltanto lui, ma questa stratificazione di esperienza della vita e del mondo che sono depositati nella sua coscienza. Poi ci sono anche i tic dei fotografi. Raccontavo, c'è una mia fotografia di Sciascia, visto che dicevi parlare di Sciascia, che ha avuto molta fortuna, che è la fotografia che troverete credo ad apertura di mostra, la prima, che è una fotografia fatta a Racalbuto nel 1964, ci conoscevamo da pochissimo tempo, e lui mi aveva chiesto di andare a fotografare il documento di nascita di Fra Diego Lamatina, che era questo eretico su cui lui stava scrivendo Morte dell'Inquisitore di Racalbuto, che aveva ucciso il suo inquisitore con le sue stesse catene, insomma. E a Sciascia piaceva molto questa idea dell'incatenato che uccide il proprio inquisitore. Quindi io ho fotografato questa cosa, lui stava salutando il prete e io ero andato intanto in chiesa, e in chiesa avevo visto che c'erano due bambine davanti a questo fercolo barocco da Settimana Santa là dietro, e a passi scalpati mi avvicinavo perché c'era una foto da fare di queste due bambine con questo Cristo là dietro. Però mentre facevo questa prudente avvicinamento, ho visto che Sciascia era uscito dalla sacrestia, sarebbe passato lì davanti, allora l'ho aspettato, e a un certo punto è arrivato lì, ha prodotto una composizione piramidale che aveva dietro questa struttura decorativa di tipo barocco, questo momento religioso, il vestito dei due bambini poveri, eccetera. Quindi c'era la Sicilia, il barocco, la religione, il problema sociale, eccetera. Io le ho viste tutte queste cose mentre ho fatto le foto. Non le ho viste naturalmente. Quello che ho visto era prima una struttura formale che implicava le due bambine, e poi quando è arrivato Sciascia, che in quel momento mi ha guardato, e questo secondo me trasforma quella foto in un ritratto, ho visto che tutte queste cose, ma istintivamente, intuitivamente, si riunivano all'interno di una struttura formale che mi ha spinto il dettino a fare clic sul bottoncino che ha aperto per un attimo l'otturatore. Queste cose c'erano, tu le hai percepite per intuizione, per allenamento di fotografo a riconoscere in un istante le strutture formali di quello che accade nel mondo e il senso del fatto che sta accadendo dentro il mondo. Questa citazione ennesima del mio maestro per eccellenza che ti ha preso. Quindi un ritratto è sempre un incontro. A volte tu puoi... Che so, per esempio, io sono diventato molto amico di Mimmo Palladino e io ho fatto tantissimi ritratti anche a lui. Però il ritratto migliore che gliel'ho fatto la prima volta che ci siamo incontrati, sapevo poco di questo signore. Dopo ne ho saputo tanto
forse troppo, diceva Cartier-Bresson. A volte la prima intuizione è la migliore, a volte invece il ritratto nasce da una consuetudine lunga, eccetera, eccetera. Non ci sono regole, ma ci deve anche sempre essere un incontro, un momento in cui tu ti riconosci nell'altro in modo da poterlo fotografare come se fosse tuo fratello. Che so, io ho fotografato Martin Scorsese e gli ho fatto tirare fuori le fotografie del suo album di famiglia, per cui lui ha tirato fuori tante foto, a un certo punto anche la foto di sua madre bambina ai primi tempi che i suoi nonni erano arrivati a New York. Lui è Gigione, quindi le recitava queste fotografie che mi mostrava, insomma. Però era un momento di vera emozione, perché io ho esattamente la stessa età di Scorsese. I suoi nonni sono partiti da Palermo, forse con la stessa nave con cui sono partiti i fratelli dei miei nonni. Cioè, due vicende che avrebbero potuto sovrapporsi. Per cui io mi sono commosso davanti a questa immagine di quest'uomo che era diventato un grande regista a New York e che aveva alle spalle due paesi siciliani che io ero andato a fotografare per trovare pure persino i suoi parenti. Quello probabilmente ha fatto di quella fotografia un ritratto, cioè qualche cosa di più della semplice registrazione della verosimiglianza di una immagine, così come nelle fotografie ci sono anche dei tic. Per esempio, io mi sono accorto dopo anni che della trasparenza, per esempio, che l'espressione di Sciascia aveva con le cose che stava scrivendo o quelle polemiche in cui infatti era implicato. Volevo arrivare a questo punto su Sciascia, perché ci sarebbe tanto da dire su Borges, anche se Borges, diciamo, nei suoi rapporti con il potere è stato un certo ambiguo, criticato, sì. Antiperonista feroce, però poi vabbè. Ti chiedo questo, tu che sei stato tanto amico, hai frequentato così assiduamente Leonardo Sciascia, ecco, questa sua inquietudine, questo suo essere sempre, come si può dire, questo suo essere scomodo, no? Nella cultura italiana, pensiamo all'affare Moro, prima Todomodo, l'affare Moro, eccetera. Lui come viveva questa, diciamo, questa passione civile? La viveva da uomo di tenace concetto eretico, come il suo compaesano Fra Diego La Matina, insomma, no? Una volta c'è stato un amico che, parlando di Sciascia, parlando del famigerato articolo sui professionisti dell'antimafia, che poi tra l'altro il titolo non l'aveva manco messo lui, e lui faceva un ragionamento che io continuo a condividere in pieno. Ma comunque, a un certo punto, questo amico, grande amico ed estimatore di Sciascia, anche lui ha detto: in quell'occasione Sciascia è stato incauto. Ecco, io poi riflettevo su questa parola, incauto, e io dicevo: ma come può essere un grande scrittore civile se non incauto? Se è cauto non è un grande scrittore, e non è un grande scrittore civile. Deve essere incauto, deve in un certo senso compromettersi con le proprie opinioni, deve avere la capacità di dire e di contraddire, di dirsi e di contraddirsi, eccetera, eccetera. E questo è quello che era Leonardo. Come ha detto Sciascia, che ha detto: io mi sono contraddetto e ho contraddetto, però non ho mai voluto essere un'anima morta. Non ha mai voluto essere un'anima morta, insomma, persino la sua vicenda politica, si potrei raccontare tante cose. Cioè, lui a un certo punto, per tante ragioni anche private, ogni tanto lo diceva, non ci credeva nessuno, diceva: ma io prima o poi me ne andrò dalla Sicilia.
nessuno ci credeva, nessuno di loro ci credeva che sarebbe mai andato via dalla Sicilia, né che ne sarebbe stato capace. Però nel periodo in cui io ero a Parigi, per esempio, come corrispondente, a un certo punto lui ha detto: ho deciso, voglio venire a vivere a Parigi. E abbiamo cominciato a guardare case, che a un certo punto ha chiesto la residenza, e per quasi un anno lui è stato residente al mio indirizzo, e ci ha pagato le tasse un anno in Francia per questo. Dopodiché hanno ammazzato voi. Quella cosa lì lo ha sconvolto radicalmente, perché lì c'entravano tante cose di carattere etico e soprattutto di carattere letterario. Perché se voi vi ricordate, quando Moro era nelle prigioni delle Brigate Rosse, il dibattito era: queste lettere di Moro non sono di Moro, le ha scritte sotto la coercizione delle Brigate Rosse. Invece Sciascia le ha lette e ha detto: non c'è niente di più moroteo di quelle lettere, lui è Moro esattamente quello. Lo vogliono rimuovere, perché lo vogliono rimuovere dal loro complesso di colpa politico, insomma, no? Questa cosa qui lo ha implicato talmente in questa vicenda, che era per lui una vicenda di carattere letterario, era come se un dinamitardo, che aveva imparato a come far saltare i palazzi dell'ipocrisia del potere con la letteratura, gli si dessero in mano dei testi dicendogli che quelli lì non erano autentici. Lui li riconosceva in quanto tali, da scrittore, eccetera. Ed è, lui è sempre stato così. Quello lì lo ha proiettato, per esempio, nella politica. Lui poi è stato eletto sia al Parlamento europeo che in Italia. Ha scelto l'Italia perché voleva fare parte della commissione Moro, eccetera, ma è sempre stato anomalo anche come deputato, come lo era come polemista, come lo era come intellettuale. Cioè, lui detestava la parola intellettuale, lui diceva: ci sono gli intelligenti, non gli intellettuali, perché non tutti quelli che hanno cervello sono intellettuali, intellettuali sono quelli che sono intelligenti. Cioè, la cosa che più lo addolorava era quando nelle sue polemiche attribuivano secondi fini a quello che lui diceva, mentre invece quello che lui diceva poteva essere condiviso o no, però sicuramente rispecchiava quello che lui pensava nel momento in cui lo aveva detto, disponibile sempre a cambiare di opinione. Poi, insomma, il suo padre spirituale era Pirandello. Pirandello ci ha insegnato che guarda, le linee sono quelle. Mi ricordo che una volta ho chiesto a Borges: ma che cosa significa la Sicilia per lei? E lui mi ha detto: qui gli uomini hanno cominciato a costruire il loro sistema di dubbi. E non intendeva certo parlare solo dei sofisti, intendeva parlare del pensiero, del pensare, perché pensare, il pensiero, è costruire un sistema di dubbi. E noi che abbiamo Pirandello, insomma, lo abbiamo imparato da lui, che siamo uno, nessuno, centomila, che il pensare è dubitare, eccetera. Quindi quella è per me la linea. Ci stiamo avviando all'ora fatidica in cui interromperemo, e credo che possiamo chiedere se c'è una domanda da fare a qualcuno che tra chi ti ha ascoltato. Io sarei molto felice di ricevere delle domande, perché, però ve lo sconsiglio, perché avete visto, io le mie risposte sono incomparabilmente più lunghe delle domande. Se avete premura, non fate domande.
non ce n'è, vuol dire che le... ah, ce n'è una, hai visto? Questo è un guaio, quando comincia una poi arrivano gli altri. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere se c'è un ritratto che voleva fare che non è mai riuscito a fare per qualche ragione. Tanti, tantissimi, ogni tanto mi domandano se ci sono delle fotografie, qualche fotografia che avrei voluto. Milioni ce ne sono, io ne ho fatto più di 1,5 milioni, credo, qualcosa di questo genere, ma quelle che non sono riuscito a fare sono molto più numerose. Ora, per quanto riguarda i ritratti, a un certo punto me ne è addirittura venuta una specie di scaramanzia, perché, che so, per esempio uno scrittore che avrei voluto tanto fotografare era Simenon, per mia grande ammirazione antica. Avevo conosciuto, perché era anche l'editore di Sciascia, Domenico Porzio, che aveva relazioni tra la Mondadori e Simenon, e mi aveva detto: ma alla prima occasione che devo andarla a trovare ti porto e lo fotografiamo. Invece poi è morto. A me me ne è venuto un rimorso, come se io avessi prodotto una sorta di alone iettatorio nei confronti della vita di quest'uomo che io volevo fotografare. E siccome poi mi è successo un'altra volta, perché facendo dei ritratti del ballerino russo Baryshnikov, lui aveva visto che in un libro che io avevo regalato c'era una lunga exergue del premio Nobel russo di letteratura, Brodsky, di cui del quale era molto amico. Giacomo, tu hai messo questa cosa in Brodsky, sai, noi siamo molto amici. E ho detto: mi piacerebbe tantissimo fotografare. Appena vieni a New York, chiamami e lo andiamo a fotografare. E anche lui dopo è morto. Non l'ho più detto di nessuno che lo voglio fotografare. Ma non perché penso di avergli portato iella, perché ho portato iella a me stesso che non ho potuto fotografare.